Noi siamo appena scesi a Firenze, ma non saremo dovuti scendere a Firenze. Dunque, allora, bentornati in questa serie che voi aspettavate da anni, anzi da uno, perché un video all'anno, almeno uno, esce sempre. Io l'aspettavo un po' meno, perché sapete, ogni volta che esce un video riguardante questo format vuol dire che mi è successo qualcosa di spiacevole, o comunque di comico, di buffo o di tragico. Partiamo con il video. Dunque ragazzuoli, come molti di voi sanno, o perlomeno chi mi segue su Instagram, quindi vi ricordo per l'appunto di seguirmi anche lì, qualche giorno fa sono andato su a Milano per sbrigare delle cose di lavoro, per rivedere qualche amico, ho registrato molti video che state vedendo pian pianino, ne è uscito uno con Gianluca Rossi, ne uscirà un altro prossimamente con Carlo Pellegatti, e quindi ci divertiamo. Però che cosa è successo? Che io, insomma, sto su a Milano, mi diverto, faccio i biglietti, soprattutto questo è un dettaglio da non omettere, faccio i biglietti per il treno per salire a Milano e salgo il 9 settembre e torno il 13. Quando ho preso però il biglietto di ritorno, quello per il 13 settembre, l'avevo inizialmente preso alle 15.40. Successivamente, con un mio amico, ci siamo accorti che allo stesso prezzo ce n'era uno due ore più tardi e quindi giustamente abbiamo optato per cambiare orario, cosa che io ho sempre fatto tranquillamente. Ora, non so se lo sapete, ma quando andate a prendere un biglietto del treno e cambiate orario, se c'è una differenza, che sia 10, 5, 15 euro, ti arriva una mail, ok, per confermare il cambio, perché ovviamente devi ripagare questi soldi in più. Se invece non c'è differenza, almeno vi parlo della mia esperienza personale, ma l'hanno fatta passare come successivamente poi esperienza inventata, in realtà è sempre stato così, quando non c'è differenza di biglietto non arriva la mail, o almeno a me non è mai arrivata, fatemi sapere qui sotto se avete avuto esperienze di questo tipo. Ma per farvela breve, io prendo questi biglietti, vi ripeto dettaglio da non omettere, questa mail di conferma del cambio orario non mi arriva, ma io comunque sia avevo già acquistato allo stesso prezzo il biglietto delle 15.40 per tornare a Roma. Il 13 ero pronto per tornare a Roma. Erano le 17.40, io e questo mio amico, che saluto, Giulio, ci accingevamo ad entrare sul, a salire sul treno, insomma. Lo facciamo, peraltro, con un certo entusiasmo. Ci mettiamo comodi, cominciamo a viaggiare, più o meno a Bologna, quindi da Milano a Bologna saranno 2-3 ore di viaggio, passa il controllore per accertarsi effettivamente che avessimo il biglietto, cosa che effettivamente era, ma si accorge anche, giustamente, che il nostro biglietto fatto insieme corrispondeva al treno delle 15.40, non quello delle 17.40, ovvero quello sul quale eravamo noi. Io gli spiego la situazione, tra l'altro avevo anche un video che testimoniava che la differenza di prezzo non esisteva e di conseguenza ho detto guarda, io, o meglio guardi, perché comunque io massima educazione inizialmente, poi ho cominciato a innervosirmi, guardi la situazione è questa qui, cioè noi comunque il biglietto l'abbiamo preso, se poi non arriva la mail a me dispiace, però comunque non dipende da me, io il cambio l'ho fatto, il sito mi ha detto conferma cambio, deduzia qua pelata col cerchietto fucsia, quindi diciamo che dovremmo più o meno essere tranquilli, cosa mi sta cercando di dire dottore? Effettivamente mi stava cercando di dire che a lui non risultava minimamente che io e Giulio fossimo su quel treno. Ora, io domani, dottore, lavoro, cioè a Roma, lavoro, non può farmi scendere a Bologna, perché effettivamente la sua idea era quella lì, cioè tu o mi ripaghi interamente il biglietto, oppure, perché a lui non risultava, e torno a ripetere, gli ho mostrato, che la differenza era zero. Di conseguenza, neanche a dire che eravamo su un treno senza biglietto, perché eravamo su un treno avendo pagato un biglietto sì di 2 ore prima, ma comunque allo stesso prezzo, quindi l'ultima cosa che mi puoi chiedere è pagami il biglietto. Però l'alternativa era scendete a Bologna, altrimenti vi faccio la multa, con convinzione, no? Mi verrebbe da dire quasi abuso di potere, ora io rispetto qualsiasi persona, qualsiasi operatore di lavoro, però se io mi rapporto con educazione con te da cittadino, tu soltanto perché hai la divisa non dovresti esagerare, mi fermo qui, ma non dovresti esagerare nei modi, nella mancanza di educazione, perché altrimenti poi ci innervosiamo un po'. Passa alla stazione di Bologna nel frattempo perché lui ci aveva accennato questa ipotesi, o pagate o scendete,
però poi non ne avevamo più parlato, cioè dovevamo trovare una soluzione, quindi Bologna noi non scendiamo, non è che prendo e scendo dal treno così a caso solo perché me l'hai detto tu, cioè nel senso hai tutto il diritto di dirmelo, però prima definiamo un po' di dettagli. E quindi rimaniamo sul treno, la fermata successiva sarebbe stata Firenze. Voi già sapete quello che succederà perché avete visto all'inizio una piccola clip. Però, appunto, continua questa discussione infinita tra me e il controllore. Prima serena, poi i toni si alzano perché nel momento in cui io ho sentito ok, se non scendete a Firenze io vi faccio la multa, gli ho detto, senti, amore mio, va bene tutto, però io il biglietto l'ho fatto. Ti ho anche fatto vedere sul telefono tutto quello che ho. Poi tu puoi pensare che sono un fenomeno con Photoshop, neanche Photoshop, Videoshop, perché gli ho fatto vedere una clip, ok? O puoi pensare che sia vero. Fatto sta che io il mio lavoro l'ho fatto, i biglietti li ho fatti, devo tornare a Roma perché ho una vita e un lavoro da fare domani. Non puoi farmi scendere a Firenze. Questo è. Se poi non mi arriva la mail, è un problema più del vostro sito che mio. Ok, non appena ho detto questa cosa lui si è proprio inalberato. No, perché di qua e di là io ti faccio la multa. Ho fatto, guarda, cioè nel senso, tu puoi fare quello che vuoi, però ti sto spiegando col massimo dell'educazione prima, poi visto che non ci senti forse alzo i toni, le mie ragioni. Fatto sta che alla fine ha voluto avere ragione lui. Mi sono confrontato anche con mia madre, telefonandole, capendo un po' quale potesse essere la soluzione più legale di base, e quindi alla fine abbiamo optato per scendere a Firenze e prendere poi un altro treno praticamente mezz'ora dopo. Ora, qual è il discorso? Io non volevo fare questa cosa perché avrei dovuto pagare un altro biglietto. Per carità, un Firenze-Roma 50 euro, che comunque non sono pochi, capite? Quindi volevo evitare di buttare soldi per colpa del treno, non faccio nomi, ragazzi, per colpa della compagnia, ecco, mettiamola così, che aveva avuto un problema. Ma a loro di questo problema non fregava nulla, cioè loro avevano la pretesa di avere ragione. Ora, in queste situazioni, apro una piccola parentesi, il problema non è l'errore che fa la compagnia del treno, ok? Perché può succedere tranquillamente. Il problema è farla passare come una cosa normale. Cioè, se la tua compagnia, caro controllore, ha avuto un problema e tu mi fai notare che è stato un problema, poi io scendo anche dal treno, però tu mi fai capire che ti dispiace che ci sia stato questo problema perché sai che è dipeso da te e non va bene, allora è un conto. Se tu me lo fai passare come cosa regolare, cioè può succedere, ok? Come può succedere che i treni arrivano in ritardo, è tutto normale, è un problema tuo, non mio, secondo la compagnia. Cioè, non va bene, non va per niente bene. Quindi noi abbiamo ritardato alla fine fortunatamente solo mezz'ora, saremmo dovuti arrivare a Roma alle 21.09, siamo arrivati alle 21.40 perché abbiamo preso il treno successivo. Abbiamo buttato 50 euro, tra l'altro, per colpa di questa meravigliosa compagnia con la quale, vi dico, non avevo mai avuto problemi, ma stavolta non si sono regolati per organizzazione e per modi dal mio punto di vista. E quindi, ragazzuoli, la cosa comica è che io per tanti anni ho avuto problemi a Roma con fattori di mezzi pubblici, di macchina, di giardinieri che stanno facendo la qualunque, adesso li vado a cercare, e nulla, sono riuscito ad avere problemi anche con i treni in giro per l'Italia. È meraviglioso, in 5 giorni, come ho detto poi in una storia, ci siamo girati tutta Italia, perché noi eravamo su a Milano, poi Firenze, poi Roma, e non è finita qui, perché noi arriviamo a Roma alle 21.40, ma poi che succede? Giardinieri anche meno, comunque, poi che succede? Che arrivati a Roma, mio padre gentilmente mi viene a prendere alla stazione. Sì, l'ho presa la patente, però comunque sia, cioè come fai? Mi è venuto a prendere lui, non è che lasci la macchina a Tiburtina, nel senso, per 5 giorni. Mi è venuto a prendere lui a Tiburtina. Dovevamo tornare a casa, ma piccolo dettaglio. Io insieme a lui, insomma, chiacchieriamo fino a che non arriviamo alla macchina, ma prima di salire lui mi dice, aspetta Fede, perché stiamo aspettando, lo chiameremo Peppino, un suo amico, che doveva arrivare alle 9, ma non risponde al telefono e non so dove sia. Erano le 10 ormai e lui doveva arrivare alle 9 e noi dovevamo tornare a casa. Insomma, stava diventando una maledizione tornare a casa quella sera, una roba incredibile. E quindi lui prova insistentemente a chiamare questo suo amico Peppino, che però al telefono non risponde, è continuamente spento. Ora, mio padre è la persona più tranquilla del mondo, ma giustamente, lo capisco, si stava anche un po' trasformando in Super Saiyan in quel momento. E quindi decide saggiamente, consiglio anche mio, allora, vogliamo bene a Peppino, però se non risponde a una certa,
andiamo a casa, perdonate il francesismo. E quindi lui mi dice, sì sì, ok, il problema è che ho tutte le sue valigie in macchina, perché effettivamente lui era arrivato a Roma nel pomeriggio, poi si era dovuto spostare, mio padre lo stava aspettando, così. E quindi va bene. Partiamo dalla stazione di Roma Tiburtina in direzione di casa mia, mezz'oretta di macchina, su per giù. A metà strada, improvvisamente, questo amico di mio padre ricompare, perché era riuscito a caricare il telefono, che sembrava essere morto per quanto riguarda la batteria, e era a Tiburtina. Anche i giardinieri si sono fermati, perché fa già ridere così. Quindi alla fine di un pomeriggio tremendo, era ricomparsa questa persona, questo Peppino, noi ci siamo incontrati più o meno a metà strada, io sono arrivato a Roma, sì, a Roma, a casa a mezzanotte. E il giorno dopo alle 8 dovevo essere alla Fiera di Roma con un lavoro. Ecco. Quindi praticamente, cosa ci insegna questo video? La posso dire? La dico, eh? Cioè senza che poi mi dite, no, però non è family friendly. Ok, è un proverbio romano che però non è troppo distante dalla realtà. Quand'è giornata de piallo al culo, er vento tarza la camicia. Ciao!